Ciao a tutti, nel video di oggi avrei voluto parlarvi di un argomento un pochettino più tecnico, ma sono stato da ieri sera letteralmente subissato di domande riguardo alla nuova circolare del Viminale, cioè quella che di fatto ha dato la possibilità ai bambini, accompagnati da un genitore alla volta, di trascorrere un'ora al giorno vicino a casa per potersi, diciamo così, sgranchire le gambe. E sembra che alla base di questa circolare ci siano state alcune petizioni inviate anche col supporto di alcuni psicologi che paventavano, per dirla breve, la possibilità che il bambino, in caso dovesse rimanere chiuso in casa, potesse avere in futuro potesse sviluppare un disturbo post-traumatico da stress. Ecco, io ovviamente, non essendo uno psicologo, mi sono informato, ovviamente presso le persone giuste, perché io non sono uno psicologo, ma ne conosco. Soprattutto conosco la mia amica Francesca Di Marco di Pescara, che è una psicologa dell'età evolutiva e che si occupa proprio di questo tipo di disturbi. E lei mi ha spiegato che non è assolutamente possibile che da una clausura forzata si possa originare questo tipo di disturbo, perché il disturbo post-traumatico da stress si sviluppa solo quando il bambino avverte una minaccia alla propria o all'altrui incolumità. Cioè, secondo questo principio, addirittura dovrebbe essere il contrario, cioè se il rischio è maggiore che una persona poi contragga una malattia, cioè che magari che il genitore stesso possa poi star male in seguito all'avvenuto contagio, quello potrebbe effettivamente essere invece l'origine di un disturbo post-traumatico da stress. E allora, riassumendo un pochettino quello che si conosce anche dai dati di cui ho parlato ieri vi ho parlato di questi modelli che in pratica prevedono che entro tra fine aprile e il 16 maggio ci sia effettivamente la crescita zero dei contagi. Ma come avevo detto ieri, questo solo se le condizioni rimangono quelle attuali, cioè se non andiamo a perturbare in qualche modo questa situazione. E se io devo fare un piccolo paragone con quanto ho visto all'inizio, adesso non me ne vogliono gli amici che hanno degli animali domestici, però è indubbio che molte persone abbiano assolutamente approfittato della concessione di poter scendere col cane a fare i propri bisognini come dicevo, per farsi una piccola passeggiata extra e tanto non importa. E poi si è visto che dopo 2 settimane è stato necessario inasprire ulteriormente le limitazioni per permettere una crescita sempre più rallentata del virus, di cui solo adesso, teniamo conto, solo dopo 2 settimane abbondanti, quasi tre, cominciamo a vedere i primi frutti. Allora, una situazione del genere in cui, onestamente parlando, non si può pretendere che il bambino possa stare attento come può stare attento un adulto, ma soprattutto se è vero, come dice la mia amica psicologa, che in realtà non è una necessità tanto del bambino di uscire, ma più dell'adulto, perché effettivamente il bambino sta anche bene quando è a casa col papà e la mamma, ecco che allora forse non sono proprio sicuro che questo sia il momento giusto per permettere una cosa del genere. Il motivo è molto chiaro, perché comunque sia, più gente in giro, non c'è nulla da fare, più il rischio di contagio aumenta. E giusto adesso che stiamo cominciando a vedere la luce fuori dal tunnel, e la luce in fondo al tunnel, chiedo scusa, forse non è proprio questo il momento giusto di concedere un'altra possibilità di cui poi è possibile che le persone ne approfittino ancora. Perché se vogliamo essere proprio molto pragmatici, allora, se tutti effettivamente si attenessero perfettamente alle norme, perfettamente, potremmo anche pensare che questa concessione, tutto sommato, non sia del tutto dannosa. Ma coi fatti di cronaca che continuiamo a vedere tutti i giorni, dove il numero di persone denunciate perché non avrebbero dovuto uscire di casa e altre persone che pur positive al coronavirus decidono di uscire, ecco. In tutta questa situazione credo che dare il segnale di ammorbidire queste limitazioni possa essere veramente dannoso e possa procurare poi una nuova impennata di contagi. Questa è la mia opinione, ovviamente. Ecco, comunque sia, nel momento in cui io non lo suggerisco assolutamente, però nel momento in cui davvero si volesse decidere di fare questa uscita col bambino, le mie raccomandazioni sono abbastanza semplici. Allora, innanzitutto, veramente limitare questa uscita nello stretto tempo necessario, ma il prima possibile tornare a casa. Sarebbe meglio uscire in orari tali per cui non ci siano troppe persone in giro. Tutte e due le persone, cioè sia il bambino che la persona adulta, dovrebbero indossare una mascherina. E
Questo per proteggere le altre persone, come ho spiegato nel mio altro video. E ecco, portatevi dietro qualcosa per pulire le mani al bambino il più possibile, perché pensare che un bambino possa non toccare a destra e a sinistra e poi mettersi le mani in bocca o toccarsi la faccia, credo che sia molto utopistico, diciamo così. Per cui bisogna anche stare attenti che appena il bambino ha toccato qualcosa, di lavargli, pulirgli subito le mani. Ecco, queste sono le cose fondamentali. E niente. Mi auguro solo che adesso comunque ho letto un pochettino nei vari giornali che in alcune regioni comunque non sarà concessa questa cosa. L'appello che faccio ovviamente è che se si deve, come si può dire, utilizzare una possibilità per evadere in un certo senso dalle proprie limitazioni, per cortesia non abusiamone. Perché ogni abuso sembra magari che una persona possa dire ah ah. Ho fregato il sistema, sono stato più furbo io, però alla fine delle finite sono cose che paghiamo tutti noi. E in un momento in cui la politica sta discutendo di riaprire per anche salvare in un certo modo il tessuto produttivo ed economico italiano, diciamo che andare a mandare tutto in vacca, come diciamo in maniera molto popolare, ma si dice solo per pensare di essere più furbi, credo che sia la scelta completamente sbagliata. Detto questo, vi saluto. Domani cercherò di parlare invece di qualcosa di molto più tecnico e molto più rispondente al mio mestiere. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Ciao.